Tempo di saldi, dita incrociate per tanti esercenti che attendono in questo periodo una controtendenza sull'andamento della stagione. Un evento che ormai sembra più essere diventata una politica economica che anno dopo anno viene anticipata così da prolungare il periodo e dare certezza al settore. A Pescara si tracciano i primi bilanci su presenze e incassi. Si pensa a risparmiare però comprando sempre qualcosa di, di buon gusto. C'è un budget prestabilito? Ma sinceramente no, se piace qualcosa uno lo prende, non, se ti piace non, non, non fai tanto caso al prezzo. È stato un, bel, un buon riscontro e comunque il centro con questi soldi si è ripopolato. Abbastanza, abbastanza gente, abbastanza cammino, comunque c'è più voglia di comprare. Soddisfazione da parte dei commercianti e idee chiare da parte degli acquirenti. Se fino a qualche tempo fa i saldi erano un'occasione per spendere senza troppe pianificazioni, oggi si punta ad acquistare con oculatezza ma senza rinunciare al bello, alla qualità e alla necessità. Qualcuno ha 50, 100, secondo proprio i gusti. Qualcuno arriva anche a pianificare eventi sulla base dei saldi lasciando all'ultimo momento gli acquisti necessari. E scarpe, vestiti e queste cose. Prima. Estivi o per la nuova stagione? Estivi, fine stagione anche. Qual è il budget di spesa? Lei deve fare la cresima e quindi abbiamo approfittato dei saldi per acquistare un prodotto migliore a un minor prezzo. Negozi frequentati ma non affollati, compratori determinati e non più avventori che escono a mani vuote. Cambia l'economia e cambiano anche i comportamenti d'acquisto. Si gira e si cerca di trovare quello che piace.